Facciamo prima un esempio. Prendiamo per esempio in R2, prendiamo l'insieme degli xy tali che x per y è uguale a 1. Chi è questo? Ripeto che il lato si prende adesso. Prendiamo questo, chiamiamolo i. Voglio sapere qual è la misura due dimensionale di E senza fare la misura. Quant'è? L'area di questo insieme. Zero. Perché? Allora. Questo se lo dovete dimostrare con Riemann, comunque ci avete le stesse difficoltà di Rebecca. Cioè, intersego con una palla o una insieme limitata. Allora mi dice che questa curva diventa limitata, terzo di curva che sarebbe la palla. E questa la posso sicuramente coprire con tanti pallini la cui area totale sia epsilon. Per la priorità di epsilon l'area totale della curva dentro la palla è 0. Poi come si fa la misura di un insieme non limitato? Si fa l'intersezione con una successione di valori crescenti e si fa il limite di 0. Quindi è vero che questa, andiamo a vedere un'altra esempio. Vediamo un po', per esempio, se prendo la parte di piano compresa tra, vediamo un po', facciamo quadro, lo mettiamo in una cosa, sen x fratto x alla 3/2. Allora, come possiamo
vedere se questa funzione è sommabile. In realtà qua non è che differisca moltissimo da quello fatto in analisi non hanno esperienza. Come fatto i grafi di questa funzione? Qua ha una cosa fatta così, bisogna capire se decresce sempre oppure no. Alla fine, insomma, gli zeri sono quelli di seno. Poi chiaramente avete una funzione che oscilla sempre di più, però per x che tende a 0 da destra se no più infinito, è vero che va a 0 questo, è vero che va a 0 questo, però 3 e mezzo è maggiore di 1 e se no più infinito. Allora, come faccio a sapere se allora la mia funzione seno di x tra 0 e pi greco, per esempio tra 0 e pi greco mezzi, la funzione seno, qua abbiamo comunque è vero che è più piccola di x, però è altrettanto vero che è più grande di questa, diciamo, della retta che c'ha al salto sopra di questo segmento. Questo segmento è 2 su pi greco per x, proporzione della retta che potevo segmento. Quindi possiamo dire che questa è minore o uguale in ogni caso di x alla meno mezzi, mi serviva solo una maggiorazione dall'altro, non mi serviva neanche una maggiorazione dal basso, la minorazione dal basso. Questo però è vero per x compreso per esempio tra 0 e 1, cioè è utile, non è vero, è vero sempre, però mi è utile, è vero sempre per x positivo, però mi è utile per x compreso tra 0 o tra 0 e diverso mezzo. Allora questa funzione qui è una maggiorante che è sommabile e quindi effettivamente la funzione è sommabile. Se poi invece andiamo da pi greco in poi, seno di x fratto x alla 3 mezzi in valore assoluto è minore o uguale di 1 fratto x alla 3 mezzi, che è più utile quando vado a infinito, perché questa funzione è sommabile da 1 più infinito, e quindi questa funzione è effettivamente L1, è una funzione sommabile. Invece se faccio sin x su x, questa non è sommabile, questo l'abbiamo già dimostrato l'anno scorso, ma va bene pure per integrare il vettore, perché non è sommabile neanche per integrare il vettore. Tutti gli integrali di Riemann che abbiamo visto l'anno scorso sono integrali di Lebesgue, coincidono con gli integrali di Lebesgue, fatto rispetto alla misura M1 che abbiamo introdotto in questa lezione. Va bene, allora deciso, forse adesso faremo ancora un'altra ora di teoria, però voglio anticipare alcuni esercizi. Per poter anticipare alcuni esercizi ho bisogno
della formula di riduzione, anche se non l'abbiamo dimostrato. Allora, cominciamo a dire che cos'è un insieme normale. Cominciamo col caso bidimensionale, poi in realtà quando faremo la forma di riduzione la faremo più in generale, però qui siamo nel piano, qui abbiamo l'insieme di T. L'insieme T si dice normale rispetto all'asse X se è dato l'insieme delle X e Y, tale che la X è compresa tra A e B e la Y è compresa tra valori alfa di x e beta di x. Dove alfa e beta sono due funzioni. Dai, innanzitutto abbiamo alfa di x minore uguale beta di x per ogni x di alfa. Cioè, vogliamo ovviamente che il grafico di quella di sotto stia al di sotto del grafico di sotto. E poi si aggiungono delle cose, per esempio alfa e beta di classe C0 su AB, C1 su AB, altre volte si mettono l'ordine più leggero e qualche volta si mettono i quadri più pesanti. Per esempio, quando faremo le formule di Gauss-Bin ci metteremo C1. No, per integrare basta e avanza. In questo caso l'integrale che andiamo a scrivere coincide tranquillamente con l'integrale di Riemann. Allora, qual è l'idea? L'idea che io voglio fare l'integrale su t di una certa funzione di due variabili rispetto alla misura di Lebesgue due dimensionale. Io x, y per ricordarmi che sono la coppia di variabili, però non ci sarebbe bisogno perché M2 noi l'abbiamo definita come qua stiamo in R2, quindi è ovvio che riguarda tutti e due variabili. Allora, come promemoria, allora noi dimostreremo che questo integrale è uguale a un integrale dice iterato, cioè si fa, ovviamente questo vale se la funzione f è 1, per esempio se la funzione f è misurabile e positiva, l'effetto è misurabile, questo risultato vale a valore. Allora, cosa si fa? Si fa l'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x y in dm1 y, cioè per quasi ogni x questa funzione risulta misurabile in y, in questo integrale si può fare, e poi si va a fare l'integrale tra a e b di quello che viene in dm1. Ora questa notazione è inutilmente sovrabbondante, quindi per tradizione cosa si scrive? Qua si scrive integrale di f di xy in dx di y, qua integrale si scrive in dy e poi in dx. Oh. Questa può essere, diciamo, tenuta presente con una semplice abbreviazione. Invece di scrivere dm1x scrivo dx, invece di scrivere dm1x scrivo dy. Questa invece è un po' più di un'abbreviazione,
qua ci ricorda il fatto che la misura due dimensionale su R2, anche questo dimostreremo, che sono i capi, così come abbiamo fatto le dimostrazioni finora, che coincide con la misura prodotto M1 X prodotto M2 X. Cioè pensate al fatto che l'area di un rettangolo è il prodotto delle misure di lato. E quindi questo fa sì che poi da M2 in XY si scriverà da X in Y. Però attenzione che questo integrale qua, se l'insieme è fatto così, l'insieme non è un rettangolo. Se l'insieme fosse un rettangolo, io potrei fare l'insieme, questo integrale qua lo potrei poi scambiare con l'ordine di interazione. Ok? Diciamo questo sarebbe magari A, B per caso cartesiano CD, allora in quel caso posso fare integrale su CD e integrale su B facendo integrale al quadrato, prima in dx e poi in dx. Invece in questo caso ho un ordine un po' più obbligato. Allora cerchiamo di capire perché l'insieme si chiama normale. L'insieme si chiama normale rispetto all'asse X perché vedete che è fatto dall'unione di tanti segmenti verticali, cioè normali rispetto all'asse X. Ok. Perciò anzi, normale rispetto a X. Quindi l'idea è quella di fare prima l'integrale in una variabile sull'asse Y, dove però gli estremi vengono dettati dal fatto che dalla sezione di questo insieme, cioè quando io in corrispondenza del punto X vado a prendere il segmento che sta sopra X e il terzo di quell'insieme, questo va esattamente alfa di X a beta di X. Ok? Poi del risultato che viene, che è una funzione della X, si deve fare l'integrale a X, dove trae. Ora pensatelo nel caso di che la funzione f sia 1. Se la funzione f è 1, che stiamo a calcolare? L'area di t. L'area di t non è altro che effettivamente l'integrale, almeno, certamente se alfa e beta sono funzioni continue, perché abbiamo visto l'anno scorso l'integrale di Riemann, non è, effettivamente non è altro che l'integrale tra a e b di che cosa? Di beta di x meno alfa di x, ma se tu integri 1 tra alfa di x e beta di x viene esattamente beta meno alfa. Quindi sicuramente questa formula funziona nel caso che vogliamo calcolare la misura di piano giorda bidimensionale, se inizia già. Poi da qui poi noi la dimostriamo che va in generale se la funzione è 1, se la funzione non è 1, va questa cosa. Quindi questa è la prima formula di riduzione che incontriamo. Di formule di riduzione ne avremo tante. Allora, il senso delle formule di riduzione, ripeto, o le guardate per le misure o le guardate per gli integrali, il senso è esattamente lo stesso. Pensate alla misura. Allora, io cosa posso fare? Pensate come idea. Pensate alla pagnotta. Allora, io ho la mia pagnotta, il mio
pezzo di pane. Allora, questo pezzo di pane io posso affettarlo, farne tante fette. Che cosa avete? Se voi qua le fette sono fatte in maniera, diciamo, ortogonale all'asse X, allora che cosa avete? Qual è il volume di una fetta? Il volume di una fetta è SI, l'area della fetta, per delta X con I, che è l'altezza della fetta. Se io faccio la somma su tutte le fette, che cosa dovrò ottenere? Il volume della pagnotta. Questo sarà appunto. Ma chi è SI? Io sto prendendo l'integrale tra A e B, diciamo, quando il delta della singola fetta tende a 0, quindi lo chiamo dx, immaginiamo le fette siano regolari, questa sommatoria qua tende a un integrale dell'area della sezione della pagnotta al punto x in dx, e questo fa il volume della pagnotta. Quest'area però a sua volta è un integrale bidimensionale, l'integrale di 1 su quest'area qua. Quindi io posso avere che una misura tridimensionale mi viene data, questo è un integrale tridimensionale, mi viene data da un integrale unidimensionale di una sezione bidimensionale. Allo stesso modo, se io prendo una patata e la faccio a bastoncini di patatine fritte, no? La mia patata viene tagliata con un aggeggio che ne fa tanti bastoncini di patatine fritte, io stavolta che cosa ho? Ho che il volume di un singolo bastoncino è dato dall'altezza del bastoncino, supponendo che quello sia a maglie quadrate regolari molto piccole, per il prodotto dell'area di base. Quindi, in prima approssimazione, perché poi dopo può essere tagliato in maniera un po' non parallela al piano di sì. Però l'area di base chi è? Dx e y. Quindi in quel caso io avrò lo stesso volume V, se diciamo io prendo questo momento in verticale, taglio proprio la macchina, è l'integrale in dx dy. Su che cosa? Sulla proiezione di questo qua sotto, quindi su un certo angolo. L di xy in dx dy. Tutti questi piccoli ragionamenti, questo è quello più semplice, ma tutti questi altri piccoli ragionamenti produrranno analoghe formule di funzione. Quindi noi vedremo soprattutto sostanzialmente o queste tre formule di riduzione o qualche variante di queste tre formule di riduzione. Ok? Allora, vediamo delle applicazioni di queste formule di riduzione. Questa qua, cominciate a memorizzarla, e questa è quella che serve di più. Gli altri due riguarderanno misure integrali tridimensionali. Quindi da R3 io posso passare a R2 o posso passare direttamente a R se conosco la funzione. Andiamo a vedere un po' delle applicazioni. Applicazione è
Noi seguiamo adesso intuitivamente queste formule di riduzione che poi verranno giustificate con precisione nelle prossime lezioni. Andiamo a calcolare qualche volume di qualche figura solida. Per esempio, cominciamo, prima nel piano cominciamo a calcolare l'area di un'ellisse di semiassi A e B. Ok? Allora, qual è l'equazione di questa ellisse? X quadro su A quadro più Y quadro su B quadro meno quadro. Allora, quindi, se io voglio calcolare l'area di questa ellisse, cosa devo fare? Devo fare, ricavarmi la x in funzione di x e poi fare l'integrale tra meno a e a di questo meno x. Quindi, y su b è uguale a più o meno della radice di 1 meno x quadro. Sto qua. Ok? Adesso, quindi y, quindi devo fare l'integrale tra meno a ed a di due volte b per la radice di 1 meno x quadro su a quadro di x. Quindi questo è 4 volte b per l'integrale tra 0 ed a, anzi b su a per la radice di a quadro di x. A questo punto faccio la sostituzione x uguale a sen t, e questo mi diventa 4b su a, qua mi viene l'integrale tra 0 e pi greco mezzi, perché tra a 0 se t vale 0 e questo vale 0, a pi greco mezzi se t vale 1 e x effettivamente vale a, della radice di a quadro per 1 meno sin quadro per a coseno di t, uguale, qua c'è un a, qua c'è un'altra a, quindi mi viene 4ab, 4ab per integrale tra 0 e pi greco mezzi di cos quadro di t, quindi tra 0 pi greco mezzi radice di 1 meno sin quadro e coseno, coseno per coseno per coseno quadro di t, ma questo fa pi greco 4, quindi alla fine 4 per pi greco 4 fa pi greco per t. E questo è ovvio, nel senso che diciamo che questo risultato, a parte che qualcuno di voi probabilmente lo conosce pure, però chiaramente si riduce all'area del cerchio nel caso che sia uguale a b in pi greco r quadro, se a uguale a b uguale a r in pi greco r quadro. Adesso andiamo a vedere se io voglio fare allora facciamo degli esempi di figure solide, facciamo con
consideriamo questa figura solida, la chiamo C perché è un cono, insieme degli x, y, z, tali che, cominciamo con un caso semplice, z è compreso tra 0 e a, di altezza a. Invece abbiamo x quadro più y quadro, e x quadro più y quadro minore uguale di z quadro. Allora, come è fatto questo cono? Chi non lo so descrivere? Questo cono è fatto così. Qua siamo a livello A. È messo sotto. Lo potevo anche pure girare diritto, soltanto che dovevo complicare la scrittura algebrica. No, allora, se voi fissate a un livello z, se io fisso a un certo livello z, z0, diciamo, cosa mi viene? Mi viene x quadro più y quadro meno uguale di z0 quadro. Questa che cos'è? È il cerchio di centro x, y uguale a 0 e di raggio 0 a 0 a livello 0 a 0. Chiaro? Quindi questo è fatto in maniera tale che quando io taglio un certo livello mi viene esattamente la circonferenza. Ora, secondo voi, se io voglio fare il volume di C, qua mi conviene scrivere M3 di C, quando giochiamo con la rete non scrivo V per volume, si confonde, scrivo M3, tanto abbiamo introdotto M1 e la lunghezza, M2, l'area, la lunghezza in R, poi vedremo, la lunghezza di una curva si calcola in maniera diversa, M2 è l'area nel piano, M3 è il volume nello spazio. Chi è M3 di C? Integrale tra 0 ed h di che cosa? Di pi greco z quadro, perché se io taglio a livello z la circonferenza aveva area pi greco z quadro in del z. Nel momento in cui avremo dimostrato una delle formule di riduzione di cui parlavamo prima, è chiaro, dobbiamo applicare noi per ogni z fissato, andiamo a vedere la sezione, andiamo a vedere l'area e integriamo su z. Questa è quella che ci conviene, perché sappiamo che le sezioni sono tutte cerchi. E questo è pi greco qua mi viene z cubo terzi, mi viene pi greco h cubo terzi. Questo perché il raggio di base è h, quindi se qua volevo mettere r, cosa dovevo fare? Qua dovevo mettere r quadro e h quadro, perché quando arrivo a livello h deve venire quadro, quindi ci devo mettere questa costante, quindi qua era r quadro su h quadro e qua era r quadro su h quadro, quindi viene pi greco r quadro h diviso r, cioè il volume di un cono circolare retto è dato dall'area di base pi greco r quadro per l'altezza diviso r, e questo fino a qua ci siamo. Adesso andiamo a fare un'altra figura solida. Andiamo a fare questa figura solida.
adesso vediamo un po'. Allora io fratto z per z
Allora, questo quanto fa? Questo fa pi greco, l'integrale di az più b, integrale di az più b al quadrato di z, definito, questo fa az più b al cubo fratto 3a. Vediamo un po', derivo viene 3 e si semplifica per z più b per a, e quindi la si semplifica per z più a quadrato per a. Quindi qua devo andare a vedere pi greco che moltiplica meno r1 meno r2 fratto l per z più r1 al cubo fratto 3 che moltiplica meno R1 meno R2, insomma R2 meno R1 fratto R, tutto valutato tra 0 ed L. Quanto fa? Lo scrivo di qua così si vede sulla telecamera. Pi greco, quando ci metto L qua mi fa L meno R1 più R2, R2 al cubo, quindi viene R2 al cubo di greco. Allora, questa qua è una costante, la posso portare fuori, quindi viene 3L fratto R2 meno R1 per pi greco. Qua mi viene R1, R2 al cubo. Quando invece ci metto 0 mi viene R1 al cubo. Ok? Se abbiamo fatto bene i conti. Adesso li controlliamo. Oh, tenete conto che questo è positivo, perché questo è negativo, questo è positivo. In realtà vi conviene. Il risultato finale come viene scritto così, 3 pi greco L R1 al cubo meno R1 2 al cubo fratto R1 meno R2. Ovviamente qua potete semplificare, viene R1 quadro più R1 R2 più R2 quadro. Ok? Come al solito non lungi da voi l'idea di memorizzare una simile formula, non dovete pensarci minimamente. C'è un altro modo per farlo, c'è un altro modo che è pure meglio. Allora, innanzitutto io mi devo ricavare A, cioè questo tronco di cono a un certo punto si chiude, diventa un po'. Allora, ricavare H che significa? Questo è R2, R1, questo è R2, questa è L, ricavare H. Non è difficile, perché H-L sta a R2 come H sta a R1. Quindi allora abbiamo H su R1, H per 1 su R2 meno 1 su R1 è uguale a L su R2. Quindi H è uguale a L per R1 fratto R1 meno R2. E questo è A. Mo
il volume del tronco di cono è, calcoliamo anche H-L, H-L, perché H-L è l'altezza del cono, H-L è uguale a L R2 fratto R1 meno R2. Vediamo un po' se ci aggiungo L, funziona. Ok? Quindi, chi è il volume del tronco di cono? Il volume del cono grande meno il volume del cono piccolo. Quindi io devo fare pi greco R1 quadro per H, meno R2 quadro per L. Questo quanto qua fa pi greco 1 su L1 meno R2, ci stanno tutte e due le parti, lo metto in evidenza, lo porto fuori, R1 meno R2. Quando ci metto H, H è LR1, quindi la L ci sta, qua mi viene R1 quadro per un R1, e quindi viene R1 cubo. Quando metto L, in realtà questo H-L l'ho calcolato da solo, in suo funzione di L. Vabbè, poi viene meno R2 cubo. L'ho lasciato in una maniera che mi serviva qua. E quindi vedete qui è lo stesso risultato. Per il terzi. No, il terzi sta sotto, terzi sta sotto e sta sotto di qua. Ovviamente. Cioè questo lo devo girare, il 3 stava sotto, rimane sotto. Qua invece non ce l'ho proprio scritto, il volume del cono, un terzo, archi basso della notizia. Ok, quindi vedete che abbiamo lo stesso risultato. Ok? Questo secondo modo è di gran lunga più veloce del primo. Ma di gran lunga. Ok? Cioè, quando avete un tronco di piramide, quando avete un tronco di, indipendentemente se fate, se vi ricordate la formula oppure poi fate gli integrali eccetera, ma conviene sempre fare un integrale eccetera, invece di farlo direttamente sul tronco di piramide, sul tronco di cono, conviene farlo sul cono grande meno quello sul cono, sulla piramide grande meno quello sulla piramide. Tendenzialmente è più facile, più agevole, o quantomeno vi può servire per controllarlo. Ok? E praticamente voglio fare esattamente quell'esercizio sul calcolo, diciamo che la densità di una gaussiana fa diciamo, la integrale da meno infinito a più infinito della densità della gaussiana fa 1, effettivamente. Ci serve un lemma, dobbiamo andare a calcolare questo integrale qua. Questo integrale qua, allora, sapete, ve l'ho detto già l'anno scorso, che questo, la rimedia di questa funzione esiste tranquillamente, ma non si può scrivere per mezzo di funzioni elementari. E però questo integrale si riesce a calcolare lo stesso. Come si fa? Allora, chiamiamolo lambda. Se io cambio nome alla variabile, è chiaro che il risultato non cambia. È chiaro, se io la chiamo x o la chiamo t o la chiamo y, l'integrale è sempre lo stesso. Quindi
lambda quadro è l'integrale da meno infinito e più infinito di a alla meno x quadro dx per l'integrale da meno infinito e più infinito di a alla meno y quadro dx. Adesso c'è una prima osservazione. Una prima osservazione è che questa integrale, per i risultati sulle formule di riduzione, è uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito, l'integrale tra meno infinito e più infinito in dy dx di e alla meno uguale a x quadro. Sarebbe il prodotto di questi due. Utilizzando il fatto che l'esponenziale di della somma è il prodotto degli esponenziali, otteniamo questo risultato. Praticamente da questo è l'integrale su tutto R2, eh? Praticamente la cosa, diciamo, funziona al contrario. Io ho fatto prima da questa funzione qua, poi alla meno x quadro lo tiro fuori, l'integrale, diciamo, nel momento in cui ho tirato fuori e alla meno x quadro, perché lo posso tirare fuori? Perché non dipende da x, no? Allora cosa faccio? Faccio prima questo integrale nella y, no? Nel momento in cui faccio questo integrale nella y, questo è diventato un numero. Questo numero non dipende da x e quindi lo posso portare fuori. Quindi vedete, da qua io arrivo qua. Quindi questo fa sempre lambda 4. Quindi sempre la formula di riduzione. Allora, innanzitutto questa è una funzione sommata. Integrale al finito. Di Riemann, di Lebesgue, come quello che ti va, al finito. Cioè positiva, ma integrale al finito. Perché? Perché è minore, per esempio, di e alla meno valore assoluto di x, quindi integrale si capo facciamo almeno per x grande, per x piccolo non ci sono problemi. Ok, dopodiché, una volta fatta questa prima osservazione, quindi io voglio calcolare questo, sono arrivato a stabilire questo. Vorrei adesso calcolare questo integrale. Per calcolare questo integrale bisogna introdurre un nuovo argomento che poi dopo studieremo bene in dettaglio, cioè il cambiamento di variabile. Cioè io ho un integrale che devo fare, adesso lo preannunciamo solo, giusto facciamo un assaggio su tutto il piano. Allora questo piano, invece di affettarlo a strisce verticali e poi fare l'integrale su R, potrei volermelo affettare con tante cornici concentriche. Che significa tante cornici concentriche? Significa usare le coordinate, si chiamano polari, dove ρ è uguale alla radice di x quadro più y quadro, teta è uguale alla tangente di y su x, questo è nel primo quadrante, altrimenti bisogna aggiustare la formula, perché insomma vedete che x è uguale a rho cos teta e y è uguale a rho cos teta. Allora uno, qual è l'idea? L'idea è, io sto integrando sempre sul piano. Il piano come si può descrivere in queste nuove coordinate? Per spazzare tutto il piano io devo, vedi, se voglio spazzare una singola, diciamo, una singola zona anulare, io devo far spazzare teta tra tutto 0 e 2π. Quindi devo fare l'integrale tra 0 e 2π in dt dell'integrale. Poi nella, la rho invece pure deve variare. Quando questa zona anulare va tra rho e rho più delta rho, prendo solo questa netta. Se voglio prendere tutto, devo far variare rho tra tutto il piano, tra
0 è più infinito. Ok, quindi del delta lo mettiamo qua, del rho integrale lo facciamo dopo, e qua c'è e alla meno. Che cosa? Devo semplicemente calcolare x quadro più y quadro per sostituire, quando faccio x quadro più y quadro mi viene il rho quadro. Il punto è che ci manca ancora qualcosa. Cosa ci manca? Qua. Allora, immaginate che invece di e alla meno rho quadro, ok, voi stavate integrando la funzione 1. Ok? Se stavate integrando la funzione 1 e qua siamo a rho, e qua siamo a rho più delta rho, l'area di questo anello quant'è? Circa, non è proprio uguale, ma è circa 2π greco per rho, per delta rho. Se io invece ci metto 1, l'integrale tra 0 e 2π greco l'ho fatto, il 2π greco ce l'ho, ma mi manca rho. Perché quando faccio questo integrale, se ci metto 1 qua, mi viene sempre 2π greco. Quindi c'è un fattore di correzione che vedremo poi determinando per il cambiamento di coordinate, che in questo caso risulta essere rho. Ok? Allora, come si fa questo integrale? Questo integrale è questo fatto. Allora, questo è questo non dipende da delta, lo portate qui. Integrale da 0 più π greco di delta fa 2π greco e lo porta a 2, e rimane integrale da 0 più infinito di a meno rho quadro per rho in del rho. Allora questo quanto fa? Siccome la derivata di meno rho quadro è meno 2 rho, questo è esattamente π greco per meno e alla meno rho quadro valutato a più infinito e a 0. A infinito e alla meno infinito va 0, a 0 e alla meno 0 vale 1, con meno davanti, con un altro meno davanti perché siamo nel destino inferiore, basta così, vale 1. Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che lambda quadro fa il greco, quindi che lambda fa radice il greco. Chiaro? Allora, abbiamo giusto il tempo di andare a calcolare l'altro. Andiamo a calcolare. Sigma radice di 2π greco integrale meno infinito a più infinito e alla meno x meno mu al quadrato fratto 2 sigma quadrato. Qua è una semplice banalissima cambio di coordinate, faccio t uguale x meno mu fratto sigma radical 2. Questo mi diventa 1 su sigma radice di 2π greco ed integrale meno infinito e più infinito di e alla meno t quadro. Poi ci devo mettere t dx, ma dx non è altro che sigma radical 2 dt. Adesso sigma se ne va, radical 2 se ne va, questo fa radice di π greco, pure se ne va, tutto questo integrale. Quindi abbiamo con ciò provato che la densità di una torsione è una vera densità, cioè normalizzata a 1, e quindi che quello che abbiamo detto a corso di probabilità non sono più segreti. Ok?
Volendo possiamo ancora velocemente in un minuto fare la varianza. Chi è la varianza? È l'integrale tra meno infinito e più infinito di x meno mu al quadrato per la legge di probabilità, della densità di probabilità. Allora, con la solita il solito cambiamento di variabili, qua mi viene 1 su radice di pi greco, l'integrale tra meno pi greco e pi greco di questo è 2 sigma quadro, perché x meno mu al quadrato è 2 sigma quadro t quadro per e alla meno t quadro in dt. Ok? Il resto se ne andava dalla sostituzione. Allora sì, quanto fa l'integrale tra quanto fa l'integrale tra meno infinito e più infinito di t quadro per e alla meno t quadro in dt? Mettiamoci pure il numero. 2t per e alla meno t quadro è e alla meno t quadro, quindi per t che rimane, col meno davanti, valutato a più infinito è 0, questo fa 0, perché a meno infinito fa 0 questo, 0, 0, 0, più l'integrale tra 0 e più infinito di e alla meno t quadro, perché ho fatto l'integrale di questa e poi ho fatto la derivata di questa, c'era un meno, davanti. Ok, quindi l'integrale non è cambiato, cioè l'integrale di questo è uguale all'integrale di questo. Allora, che cosa mi rimane soltanto? Questo integrale fa sigma quadro per radice di pi greco fratto radice di pi greco e quindi fa sigma quadro. Quindi avete dimostrato che effettivamente quella lì è una legge di probabilità di media 1 e di varianza sigma quadro.